Ve l'avevamo detto, parliamo di montagna perché quest'anno si preannuncia come l'estate della montagna perché secondo i dati diffusi proprio oggi dall'Agenzia Nazionale del Turismo la montagna soffre meno delle città d'arte, anche delle località di mare, intercetta ben il 60% del turismo interno che è gran parte del turismo di quest'anno. Restiamo in Italia. Ti piace la montagna, Alessandro? Perché parli sempre di mare, ma la Io montagna. amo il mare, sono uno spezzino, sono cresciuto sul mare, amo anche la montagna, come no? No, no, Diciamo che il la secondo mia. giorno guardo quando arrivo su una cima se da qualche parte si Però vede il no. mare, però. Siamo amanti della montagna, sia d'estate che d'inverno, è sempre bellissima. Allora oggi parliamo proprio della bellezza della montagna, l'aria pulita, i panorami mozzafiato. E a proposito di panorama mozzafiato, sicuramente sarà così questo panorama davanti agli occhi della nostra Metis di Meo, in collegamento dal Monte Bianco a ben 3.466 metri di altezza. Allora Metis, buongiorno. Che cosa vedi? Che cosa vedi da lassù e soprattutto con chi sei? Presentaci anche i tuoi ospiti. Forse vede anche il mare. Buongiorno, vi stiamo mostrando il nostro punto di vista. Il nostro punto di partenza, quella è Courmayeur, dalla quale siamo partiti 1300 metri. Siamo saliti di 2000 metri, un'ascesa molto veloce di 9 metri al secondo, che ci ha portato qui sulla terrazza d'Europa, un luogo d'incanto, paradisiaco, incastonati fra le montagne, sopra le nuvole. Oggi qui ci sono 3 gradi e quello che vedete dietro di me è ovviamente il Monte Bianco. Davanti a me ci sono il Gran Paradiso, il Monte Rosa, il Cervino, il dente del gigante. Sono con Luigi Canova, che è direttore amministrativo e organizzativo dello Skyway, che porta su questo che è sicuramente un luogo d'incanto, che come raccontano loro fa diventare quelli che sono degli esploratori, dei veri e propri pellegrini. Si parte dall'essere dei semplici turisti e poi ci si trasforma arrivati qui. Come sta andando la situazione del turismo in questo momento? Bah, noi abbiamo riaperto il 13 giugno dopo 3 mesi di lockdown. Siamo stati molto contenti di riaprire secondo i protocolli regionali. Stiamo andando bene, dopo i primi 15 giorni in giugno abbastanza tranquilli, il riscontro nei primi giorni di luglio è stato decisamente alto, il gradimento molto alto. Un gradimento, del nostro cliente tipo che vive un'esperienza magnifica e incredibile. Allora, quello che vogliamo raccontarvi è come è cambiata qui la situazione. Capienza, orari? Ma è cambiata in maniera significativa rispetto all'anno scorso proprio per questi discorsi di protocolli di sicurezza. Noi vogliamo vivere un'esperienza che dicevo appunto magnifica in completa serenità e tranquillità. Questo ci ha portato a obbligare alla prenotazione per accedere agli impianti, ci ha obbligato a ridurre la portata degli impianti e pertanto forse paradossalmente oggi si vive in maniera più intensa e più tranquilla l'esperienza qua a 3.400 metri. Quindi di quante persone parliamo e di che orari? Noi parliamo di una capienza media di 80 persone in condizioni normali all'interno della cabina, che sono state ridotte attualmente a 40. Abbiamo la possibilità di andare a 2/3 della portata, quindi potremo ulteriormente aumentare questa portata. Cosa cambia? Che ogni 15 minuti facciamo delle corse, ci sono gli orari più allungati durante il giorno, proprio per dare la possibilità a tante persone di venire a trovarci. Metis, Allora, vi non vorremmo so accompagnare se ci dall'altra parte sente perché. direttamente il tuo ospite, Sì, ma assolutamente, vi sente anche mi il direttore. Nel piacerebbe frattempo andiamo chiedere. verso la Francia, ci accompagnate? Certo, come no, così ci fai vedere anche l'altro lato. E noi intanto volevo chiedere proprio al direttore Canova, abbiamo sentito organizzazione per tutte le misure di sicurezza anti-Covid, ma si può, senza dover scalare una montagna, poter usare anche si può, la funivia, insomma, no? Questo mezzo per arrivare in alto. Ci sono particolari misure di attenzione e sicurezza da osservare? Ci sono particolari misure da osservare. Innanzitutto qui di fronte a noi ci sono famiglie, è un luogo che non ha barriere architettoniche e ci sono persone di ogni tipo, giusto, direttore? Assolutamente, noi andiamo orgogliosi di questo impianto proprio che dà la possibilità a tutte le persone, anche con problemi di mobilità, di venire a vedere questo paesaggio. È emozionante vedere le
l'emozione delle altre persone quando vengono quassù. Proprio l'altro giorno ero in questa terrazza e una ragazza si guardava intorno e dice: è talmente tanta, così forte l'emozione che mi viene da piangere. E quando senti queste frasi è un regalo per noi che lavoriamo qua. E quindi dà la possibilità anche a chi non ha nozioni delle alpinistiche, non ha nozioni dell'alta montagna, di poter stare anche qua per 5 minuti su questa terrazza bellissima. È un gran risultato. Mi permetto di dire che non ci sono soltanto gli escursionisti che vedete lì, chi fa arrampicata, questa è la liaison che ci collega con questi 15 chilometri che ci sono dal 1957, sono stati riaperti lunedì con la Francia. Qui c'è un cinema, ci sono delle aree botaniche, dei musei, aree espositive, quindi è un luogo che può accogliere ogni persona con totale sicurezza. Davvero un incanto, Metis, davvero un incanto, bellissime queste immagini che ci stai facendo vedere, e continuiamo a parlare di montagna, restiamo anche in collegamento con te perché ci sono gli amanti della montagna, ci sono i turisti e i grandi alpinisti italiani che hanno scalato le cime più alte del mondo e che non smettono mai di stupirci con le loro avventure. Allora noi abbiamo in collegamento Tamara Lunger, buongiorno, che è tra le più giovani donne alpiniste ad aver scalato il K2, oggi però inizia una sfida tutta italiana. Tamara, allora ci racconti un po' il tour che stai facendo quest'estate sulle vette più alte italiane, e sappiamo che hai appena scalato il Gran Sasso. Sì, ciao, buongiorno da parte mia. Sì, il tour lo faccio a vedere l'Italia, perché noi dal nord secondo me sappiamo poco dell'Italia. E quindi vorrei fare la cima più alta di ogni regione d'Italia. E al momento mi trovo qua in Abruzzo, a Tagliacozzo. Tamara, hai detto che dopo la pioggia arriva sempre il sole. Queste tue parole racchiudono anche un po' il significato di questa tua nuova avventura dopo il lockdown. Sì, allora io potevo fare l'allenamento 2 volte alla settimana con una community veramente bella durante il lockdown, e poi ho detto: ma perché non vado a trovare tutta questa gente, questa bella gente d'Italia? E quindi devo dire che un giorno è più bello dell'altro, perché trovo veramente ogni giorno della gente che ha fatto allenamento con me in questi mesi difficili, e quindi adesso ci regaliamo i sorrisi uno all'altro. Tamara, la montagna è bellissima, però come il mare può essere pericolosa, può nascondere delle insidie. Allora tu stessa a gennaio hai vissuto un momento complicato, un momento difficile con il tuo compagno di cordata, Simone Moro. Raccontaci un po' e soprattutto darci anche delle indicazioni. Insomma, in montagna la prudenza non è mai troppa. Sì, ovviamente si deve sempre agire in modo che ci si sente sicuri o il più sicuro possibile, e poi sicuramente non è una cosa per tutti, perché secondo me devi essere un po' forse nata anche per questo. Sì, il 18 gennaio siamo andati verso il campo 1 del Gasher Boom 1, e lì poi sì, abbiamo avuto una... meglio, Simone è caduto nel crepaccio e per... con tanta fortuna ci siamo salvati. E quindi dopo ovviamente avevo un periodo un po' difficile, però anche grazie a tutta l'Italia, grazie alla gente bella con la quale potevo condividere questo periodo difficile, sono ritornata in forza e adesso guardo avanti. E allora grazie Tamara Lunger, buona avventura, scoprirai in questo tuo tour tanti bellissimi posti italiani, buon viaggio. E a proposito delle bellezze di montagna, delle tradizioni che si possono scoprire tra i monti, andiamo in un piccolo borgo del Trentino dove una sedia rossa aiuta i viaggiatori di passaggio. Vediamo come nel servizio della nostra Camilla Nata. Davvero è la prima volta che veniamo a Mezzano e dobbiamo ancora scoprirla. Noi veniamo da una città di mare e quindi facciamo sempre una tappa in montagna in Trentino.
oggi siamo a Mezzano, nel Trentino, uno dei borghi più belli d'Italia, borgo romantico e fortemente collegato ad una sedia rossa. Si tratta di una sedia che viene posizionata in vari punti del centro storico. Sulla sedia si trova una campanella, il turista può suonarla e a questo punto arriva qualcuno del paese che risponde alle sue domande o comunque racconta qualche episodio anche di un tempo. Buongiorno! Buongiorno a lei, benvenuta! Grazie! Mezzano è il paese delle cataste di legno. Prima le cataste erano fatte solo di legni, dove quelle se le adoperava per fare fuoco, far da mangiare. Ad oggi contiamo all'incirca una trentina di cataste nel paese di Mezzano, sparse per tutto il centro storico. Sono delle cataste rivisitate in chiave artistica, quindi non solo costruite col legno. Il legno delle cataste, ma anche il legno da lavorare e intagliare. Che cosa stiamo preparando? Questo è un piedistallo portafiori per la nostra chiesa. Raccontatemi perché la sedia rossa è qua, siamo vicini ad un museo importante, vero? È importante, sì. Qua ci sono tutti gli attrezzi dei lavori che faceva quando eravamo giovani. Questo è un posto dove si può rientrare in contatto con la natura, si può staccare dalla città, da tutto il caos. È Mezzano perché è un borgo bellissimo, perché si vive tranquilli. Ma che belli questi davvero. Borghi, Alessandro. E queste persone. Davvero, davvero, davvero. Allora, insomma, abbiamo parlato poco fa con Tamara, quindi da una giovane alpinista piena di progetti, di iniziative. Passiamo a un'altra donna che in tanti anni di esperienza ha raggiunto dei traguardi eccezionali scalando in coppia insieme a suo marito tutte 14 le vette degli 8.000 metri. In collegamento da Tarvisio, Nives Meroi e Romano Bennett, buongiorno e benvenuti. Allora Nives, in questa estate per la prima volta a causa appunto della pandemia voi resterete tra le nostre montagne in Italia, ecco, però quali erano i vostri progetti, dove saresti volute andare, insomma, a conquistare altre vette, dove? A farci conquistare da altre vette. Sì, il progetto era naturalmente quello di ritornare in Asia, quindi in Pakistan o in Nepal. Purtroppo, da un lato purtroppo, rimaniamo a casa, ma dall'altro lato è sempre bello continuare a frequentare le montagne di casa. Lei ha detto, Nives, di sé, io sono le montagne che non ho scalato. Nonostante la sua lunga esperienza, ha dedicato una vita alla montagna, c'è sempre questo sguardo per delle cime da raggiungere. Sì, quello, quindi le montagne che non ho ancora scalato, ma anche le montagne da cui sono i fallimenti, quindi le montagne da cui sono dovuta tornare indietro, perché anche questo è uno degli insegnamenti della montagna, ossia quello di imparare ad accettare il fallimento con umiltà e a vederlo pian piano da una prospettiva diversa, ossia che se non ci fosse il fallimento non ci sarebbero neanche successi, e quindi riuscire a mettere insieme queste due facce della medaglia ti permette di considerare quello che magari all'inizio vedi come un fallimento, semplicemente come una tappa del percorso. Allora, volevo sentire il marito Romano. Romano, sua moglie Nives è una delle alpiniste, l'abbiamo sentita, più forti del mondo. La passione per la montagna vi ha sempre unito, quindi compagni di cordata, compagni nella vita. Allora, come è nata questa passione, se entrambi l'avevate oppure uno dei due ha contagiato l'altro? E soprattutto, ecco, quante emozioni avete vissuto insieme con queste imprese? Beh, abbiamo cominciato ciascuno per conto proprio, ci siamo conosciuti proprio a mezzo della montagna, questa poi ci ha uniti prima come cordata, poi anche come coppia, ed è stata una
anche una soluzione tecnicamente, se posso dire, vincente, perché pragmatismo maschile ha funzionato, insomma, ci conosciamo bene, l'importante in una cordata, se due persone si conoscono molto bene, si conoscono le reazioni, le capacità e i limiti, quindi per quello forse siamo diventati una cordata molto efficiente e non abbiamo mai avuto grossi problemi, proprio perché abbiamo sempre valutato, conoscendoci, le varie difficoltà del momento. E questo è molto importante. Questo si riesce a portare le stesse dinamiche che si hanno a casa anche a 8.000 metri. Importante anche il consiglio sulla sicurezza, la montagna va amata e rispettata. Grazie a Nives Meroy, Romano Bennett, per essere stati con noi. Buona vita, buona montagna. E adesso la linea ai colleghi del TG1 e poi ci ritroviamo qui tra poco.